Buongiorno, oggi è mercoledì 12 ottobre del 2016. Continuiamo a parlare dello Spirito Santo, della meravigliosa persona, con un carattere meraviglioso, con una dolcezza infinita, con una pazienza indescrivibile. Parliamo dello Spirito Santo, la persona che Gesù ha presentato, come noi leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, 15 e 16. E al capitolo 16 Gesù parla dello Spirito Santo dicendo che quando sarebbe venuto lui avrebbe convinto il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E ieri abbiamo parlato della convinzione di peccato che lui fa nel mondo. Infatti, lo Spirito Santo convince il mondo di peccato, non la Chiesa in realtà, perché il vero peccato è per coloro che ancora in realtà non credono e non conoscono l'amore di Dio, non conoscono la grazia di Dio. Quello che lo Spirito Santo fa è quello di andare a convincere le persone dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Lo Spirito Santo non li convince dei loro peccati, ma dell'unico peccato che in realtà tiene le persone lontane, separate da Dio, ed è la mancanza di fede in Gesù e quindi la mancanza di fede nella grazia. Allora lo Spirito Santo ci fa comprendere che quanto sia importante che questa vita sia vissuta all'insegna dell'amore di Dio e della grazia di Dio, perché se no si perde il senso reale della vita. Siamo stati creati per regnare in questo mondo come re, come persone che comunicano l'amore di Dio, regnando. Regnare non significa dominare, regnare significa dimostrare il carattere e la natura di Dio. Questo del resto è quello che è scritto quando la Bibbia dice che siamo stati creati a sua immagine, a sua somiglianza, cioè creati per regnare con la sua natura, con il suo carattere, con il suo modo di fare, con qualcosa che possa dimostrare alle persone, a tutta la creazione, che l'amore di Dio è vero, è reale ed è qualcosa che non potrà mai, mai terminare. Allora, lo Spirito Santo ci convince di giustizia, dopo averci convinto di peccato, quindi dopo averci portato ai piedi di Gesù, averci fatto comprendere la bellezza e la potenza della croce, del sacrificio di Gesù, e dopo averci fatto comprendere quanto Lui ci ama, Lui ci convince di giustizia. Gesù dice: lo Spirito Santo convincerà di giustizia perché io me ne vado al Padre e non mi vedrete più. È un argomento molto interessante, un argomento molto profondo e molto ampio. Quando si parla di giustizia, non si parla di quella che oggi viene definita da noi una semivendetta, cioè quando parliamo di giustizia noi pensiamo al fatto che Dio possa prendersi cura dei nostri nemici, quindi noi in realtà non chiediamo vendetta, però chiediamo giustizia, come per dire: Signore, non li uccidere, però farli soffrire un pochettino i nostri nemici, i miei nemici. E in realtà non è così, perché la parola giustizia in realtà ha a che fare con un termine legale che significa essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio, senza sensi di colpa, senza condanna. Cioè, in realtà la giustizia di Dio nella nostra vita è qualcosa che ci permette di stare nella sua presenza come se non avessimo mai peccato. E questo è sicuramente uno dei miracoli più grandi, è un'esperienza fantastica. Lo Spirito Santo ci convince proprio di giustizia. E quanto abbiamo bisogno di essere convinti di giustizia? Quanto abbiamo bisogno di essere convinti dallo Spirito Santo dell'opera meravigliosa di Cristo nella nostra vita? La Bibbia dice che siamo stati giustificati per fede, siamo giusti per il sangue di Gesù, non per le nostre opere. Siamo giusti non perché facciamo le cose buone in maniera buona, siamo giusti perché abbiamo creduto nel suo amore, nella sua giustizia. E la sua giustizia ci permette non solo di essere liberati dalle colpe, ma ci permette di essere liberati anche dai sensi di colpa. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci convinca di giustizia, perché a volte negli ambienti religiosi non si fa altro che parlare di peccato e di esaltare il peccato nella vita delle persone, e non si fa altro che parlare del fatto che il peccato ha delle azioni e dei risultati devastanti.
E non riusciamo a comprendere a volte che dovremmo parlare un pochettino più di giustizia, perché se riuscissimo ad afferrare realmente il senso della giustizia di Dio nella nostra vita, le nostre vite cambierebbero ancora di più, ci porterebbero sicuramente a vivere uno stile di vita migliore di come piace al Signore. Quindi quanto abbiamo bisogno di essere convinti dallo Spirito Santo? Una volta essendo stati convinti di peccato e quindi essendo arrivati a Gesù, avendo avuto compreso la sua grazia, il suo amore, il suo perdono nella nostra vita, questo ci porta letteralmente dal uscire dall'Egitto, per dirla in maniera un po' parafrasata, e essere messi in una situazione di regalità. La giustizia è quella cosa che ti permette di vedere te stesso con gli occhi di Dio, con gli stessi occhi di Dio, cioè tu ti vedi con gli occhi come lui vede te. La Bibbia dice in 1 Samuele 2,8 che Dio ha preso il povero dalla polvere, ha tirato fuori il misero dal letame e lo ha fatto sedere con i principi e gli ha fatto ereditare un trono di gloria. Questo è quello che la giustizia ha fatto. La giustizia ci permette di essere posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio, senza più sentirci schiavi, senza più sentirci in colpa, senza più sentirci inferiori, senza più sentirci in qualche modo debitori dal punto di vista del peccato, perché la grazia di Dio, la giustizia di Dio hanno cancellato dalla nostra vita ogni forma di peccato, ogni forma di colpa, ogni forma di senso di colpa. L'argomento della giustizia, ne parleremo domani, continuiamo a parlare di questo argomento che è un argomento straordinario. La giustizia di Dio ti permette di vivere la tua vita con la stessa dignità che Cristo ha. La Bibbia dice in Romani 8, al versetto 17, dice che non siamo più servi, ma siamo figli. Se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. Riusciamo a immaginare il fatto che quando la Bibbia parla del fatto che siamo coeredi di Cristo, Dio stesso, Dio nostro Padre, ci ha messi nella stessa posizione di Cristo, cioè la Bibbia sta dicendo che tra noi e Cristo non c'è alcuna differenza nella presenza del Padre, davanti agli occhi del Padre. Riusciamo a immaginare, a realizzare il fatto che non solo siamo figli, ma siamo anche eredi, siamo stati messi in una posizione di dignità. Siamo stati messi in una posizione di autorità e che siamo stati fatti eredi di Dio e coeredi, cioè nella stessa posizione, con la stessa autorità, con la stessa dignità di Cristo. Possiamo immaginare che quando il Padre guarda verso di noi, lui vede in noi la stessa dignità e la stessa bellezza, la stessa santità che c'è in Cristo, che quando lui guarda verso di noi, lui si rallegra, lui non è arrabbiato con noi. I figli devono realizzare questa verità assoluta, che è la verità della giustizia di Dio. Lo Spirito Santo ci convince, ci deve convincere ogni giorno di più della sua giustizia. Secondo Corinzi 5,21, chiudo con questo versetto che è uno dei versetti più potenti, credo. Poiché Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. La giustizia non è semplicemente qualcosa che tu hai ricevuto in Cristo, la giustizia è qualcosa che sei diventato in Cristo. Una buona giornata, ciao.